Ciao ragazzi, eccoci qui a recensire Wildfire S, la nuova proposta entry level di HTC venduta al costo di 299 € da circa un mese. Si tratta di un prodotto che si rivolge a un pubblico giovanile, sia ragazzi che ragazze. Questo si può intuire da un'estetica estremamente carina. È un prodotto molto ben curato, oltre che dal punto di vista del design, anche dal punto di vista dei materiali. Infatti è costruito con un mix di materiali in plastica, buona plastica e alluminio. Il modello da noi testato è quello Silver White, in quanto è metà argento e metà bianco, molto molto elegante. È piccolissimo, le dimensioni sono di 101 mm per lunghezza, 59,4 di larghezza e 12,4 di spessore, quindi molto piccolo, estremamente leggero, soltanto 105 grammi, si porta ovunque e non dà fastidio. Guardiamo nel dettaglio, abbiamo nel lato sinistro il bilanciere volume, la porta micro USB, su quello destro praticamente niente, quindi pulito. Sul lato superiore abbiamo il jack a 3,5 mm per l'inserimento delle cuffie e il pulsante accensione e spegnimento. Mentre sul retro abbiamo la fotocamera 5 MP col flash LED autofocus e ovviamente l'altoparlante posteriore. Nella zona anteriore abbiamo invece l'altoparlante frontale, i quattro tasti touch, home, menu, back e ricerca e ovviamente lo schermo da 3,2 pollici HVGA, quindi risoluzione 480x320 pixel. E questa è già una novità rispetto al primo Wildfire, in quanto questa risoluzione è decisamente più adatta per uno schermo da 3,2 pollici. Invece il primo Wildfire aveva uno schermo da 3,2 abbinato al QVGA, che era una risoluzione molto più limitante. Lo schermo è ovviamente di tipo capacitivo, estremamente reattivo. Vi faccio vedere anche che rileva fino a praticamente 4 dita, vediamo se ce la faccio, ecco da 0 a 3, quindi 4 dita contemporanei. Ovviamente non ci sono problemi di inversione degli assi. Quindi touchscreen perfetto. A bordo troviamo un chipset Qualcomm MSM7227 con il processore ARM11 a 600 MHz, 512 MB di RAM e la GPU dedicata Adreno 200. Purtroppo abbiamo poca memoria libera per quanto riguarda la memoria interna. Infatti dei 512 MB di ROM, soltanto 150 MB sono destinate alle applicazioni e di queste al primo avvio effettivi saranno soltanto 100 o quasi, quindi purtroppo basterà installare qualche applicazione per vedere lo spazio ridursi enormemente. Però dobbiamo anche dire che è espandibile con la microSD e ovviamente possiamo spostare le applicazioni sulla SD. A bordo troviamo Android Gingerbread, quindi l'ultimissima versione, la 2.3.3, vediamo se riesco a trovarlo, ecco qui, con la versione anche della Sense 2.1. La Sense ovviamente è quella che conosciamo, quindi con i vari widget realizzati da HTC, vi faccio vedere qualcuno. Abbiamo quello che riguarda il calendario, le foto, i contatti, free and stream, ossia il widget che consente di agglomerare tutti i messaggi, quindi di Twitter e Facebook in un singolo widget. Ovviamente widget del meteo, musica, orologi, circa 43, quindi massima personalizzazione. Ovviamente è possibile anche scaricare skin per il proprio smartphone, cambiare ovviamente lo sfondo che può essere dinamico o statico, ce ne sono veramente molti già precaricati e poi comunque possiamo sempre scaricare dall'HTC Hub.
E dell'HTC Hub possiamo ovviamente sempre scaricare, oltre che widget e sfondi, anche le skin, ossia i temi o anche suonerie, notifiche, impostazioni audio, insomma un po' tutto. I plugin, cioè veramente un po' tutto. Ovviamente possiamo anche scaricare applicazioni da HTC Likes, quindi sono le applicazioni un po' suggerite da HTC, sviluppate proprio da HTC. Al momento ho qualche problema di connessione, quindi usciamo. In ogni caso si tratta di uno smartphone estremamente curato dal punto di vista del software. Abbiamo tante applicazioni per poter, diciamo, fare praticamente di tutto. Questo praticamente è il launcher con tanto di menu delle applicazioni che si divide in tre categorie, ossia tutte le applicazioni installate, quelle frequentemente utilizzate e quelle scaricate. Ovviamente sono presenti alcune scorciatoie, ad esempio se noi siamo nel menu delle applicazioni e vogliamo condividere magari un'applicazione, eccola qui, cioè basterà accedere a questo menu e fare condividi l'applicazione, oppure se vogliamo rimuovere avremo subito accesso al menu di impostazioni per disinstallare le applicazioni, quindi veramente intelligente e veloce per fare questo tipo di operazioni. Questo è praticamente Free Stream. Questo, come abbiamo detto, è il widget dell'orologio col medio integrato. Ovviamente c'è anche quello che integra i social network. Questo è i segnalibri. Andiamo magari subito a vedere il reparto fotografico. Abbiamo la fotocamera da 5 megapixel, ci consente di fare scatti di piacevole qualità. Ovviamente possiamo decidere diverse cose, tipo il bilancio del bianco, la risoluzione, l'ISO, le varie scene, la messa a fuoco, se deve essere automatica o meno, veramente tante impostazioni. Ovviamente è possibile anche switchare in modalità video e qui potremo fare, diciamo, registrare filmati a risoluzione massima di 640x480 pixel a 30 fotogrammi al secondo. Vi faccio vedere qualche foto scattata. Vediamo un attimo. Sì, prendo in galleria. Eccola qui, classica galleria HTC molto bella. Ecco le foto, come dicevo, sono di buona qualità. Ecco ovviamente presente il pinch to zoom e il doppio tap. Ovviamente possiamo anche decidere di condividere le foto, gestinarle, eliminarle oppure applicare degli effetti grafici alle foto, quindi successivamente, diciamo, all'acquisizione della foto possiamo, vedete, anche migliorare le foto acquisite. Molto molto, diciamo, completa dal punto di vista fotografico questo Wildfire S, così come gli ultimi terminali HTC. Quindi queste, diciamo, sono le foto di un evento. Vediamo anche magari se troviamo un video. Andiamo nel menu apposito, così sicuramente lo troveremo. Quindi, come vedete, i video sono abbastanza fluidi, forse la qualità dell'audio poteva essere un pochino migliore in quanto a volte gracchia un pochino, però questo però l'ho notato soltanto all'interno, diciamo, di video registrati
dal Wildfire S. Per quanto riguarda, ad esempio, invece le conversazioni, l'audio è veramente molto pulito, molto forte e chiaro, quindi nessun problema. E anche la musica è veramente di buona qualità, anche se il volume forse poteva essere un pochino più alto. Comunque faccio subito sentire. Quindi buona qualità, forse il volume poteva essere un pochino migliore, però tutto sommato è molto buono. Passiamo adesso a vedere come si comporta in ambito scrittura HTC Wildfire S, con la tastiera virtuale che può essere sia di tipo QWERTY che alfanumerica quando è posizionata in maniera verticale, per poi diventare una QWERTY estesa quando lo mettiamo in orizzontale. Le prestazioni, diciamo, della tastiera sono abbastanza buone. Si scrive abbastanza bene, è veloce, non si rilevano impuntamenti né lag né rallentamenti. Forse ci sarebbe piaciuto ritrovare anche qui quelle frecce direzionali che abbiamo visto in Incredible S, per poter eventualmente tornare indietro e correggere gli errori più facilmente. Però c'è anche da dire che qui abbiamo a che fare con un display da 3,2 pollici, e forse sarebbe stato chiedere troppo, però tutto sommato è una tastiera virtuale che si comporta molto bene. Passiamo adesso all'ambito web, quindi navigazione web. Il browser web è quello personalizzato da HTC, quindi è possibile, ad esempio, passare da una pagina web all'altra molto facilmente. Ovviamente è anche possibile chiuderla in maniera intuitiva. E le prestazioni per quanto riguarda la navigazione web sono molto buone. Ad esempio abbiamo uno scrolling molto fluido, abbiamo addirittura un pinch zoom anche fluido, e questa è una cosa non da poco, in quanto spesso, se non sempre, con processori ARM 11 a 600 MHz abbiamo... si va sempre un pochino lenti, diciamo che almeno su tutti i smartphone da me testati con questo tipo di processore ho sempre notato una certa di laggosità, qualche scattino nell'interazione all'interno di siti web e quando si fa, diciamo, pinch to zoom. Invece con Wildfire S evidentemente HTC ha fatto un ottimo lavoro a livello di software e quindi il tutto risulta essere molto fluido. E qui ovviamente abbiamo uno dei pregi, appunto, del Wildfire S rispetto al suo predecessore, in quanto la risoluzione maggiore sicuramente rende più bella, più piacevole l'esperienza web. Inoltre supporta anche i plugin di flashlight, quindi alcuni contenuti in flash saranno visualizzabili, quindi sia banner ma anche dei video integrati all'interno del browser web, soprattutto quelli di YouTube. Però c'è anche da dire che non vi dovete aspettare chissà quali prestazioni, perché potrebbero andare non proprio fluidi. Usciamo e passiamo magari a vedere i benchmark, magari Neocore. Anzi, prima volevo farvi vedere una cosa: il market in pratica è leggermente personalizzato da HTC. Vediamo se riusciamo. Ecco qui. Praticamente abbiamo la sezione apps, giochi e la sezione HTC. In pratica sono una quindicina, una ventina di applicazioni che HTC ci raccomanda all'interno del market. Per il resto è praticamente uguale. Dicevamo, proviamo un benchmark, magari Neocore. Grazie.
in 33.1, a volte fa anche 36 frame al secondo, comunque siamo nella norma per quanto riguarda il processore grafico Adreno 200. Magari vediamo un gioco. Angry Birds. Purtroppo qualche gioco ho notato che ha qualche problema, nel senso che ci sono alcuni giochi che io ho tranquillamente acquistato, come FIFA o Need for Speed, che stranamente all'avvio praticamente skippano e tornano sulla home. Non so per quale motivo, perché comunque si tratta della versione proprio per processori Qualcomm. Comunque può essere che sia un qualche problema risolvibile o qualche problema dell'applicazione stessa. Come vedete, Angry Birds funziona molto bene, però devo dire che qualsiasi gioco adatto a questa risoluzione si comporta abbastanza bene, a parte, ripeto, quelli che stranamente sono compatibili, però hanno qualche problema e skippano, diciamo, dal gioco, ma ovviamente si risolverà. Proviamo magari a vedere come si sente una chiamata in viva voce, un attimo che per motivi di privacy non posso mostrare i numeri. Quindi molto buono, l'audio è molto potente, molto elevato, non ho riscontrato nessun problema, disturbi, anche gli interlocutori garantiscono che si sente tutto in maniera chiara e pulita, quindi uno smartphone molto buono da questo punto di vista. Ovviamente poi la Sense è quella che conosciamo tutti, con la possibilità di fare pinch to zoom e richiamare le varie schermate. Possiamo anche impostare così le pagine, diciamo, della home. Ovviamente ritroviamo anche qui la possibilità di prendere un contatto e vedere tutte le informazioni sul contatto, messaggi, mail, ovviamente aggiornamenti di eventi, gallerie su Picasa oppure su Flickr, quindi la classica, diciamo, la classica integrazione della Sense su social network e sui servizi internet all'interno del contatto stesso. Quindi, a fin di cosa è questo HTC Wildfire S? Allora, sicuramente è un prodotto molto buono e molto equilibrato, che sicuramente piacerà a tutte quelle persone che cercano l'esperienza Sense e allo stesso tempo vogliono comunque un prodotto tascabile, così come piacerà a quel pubblico giovane a cui è rivolto, quindi a ragazze e ragazzi. HTC ha fatto un buon lavoro a livello di software, infatti HTC Wildfire S abbina buone prestazioni e un'ottima autonomia. L'autonomia ci garantisce l'arrivo a sera al 100%. Ma si va anche oltre. Io sono riuscito ad arrivare anche al giorno e mezzo con un uso molto intenso. Ovviamente non tutto è perfetto, infatti ad esempio il processore ARM 11 a 600 MHz a volte mostra i suoi limiti, in quanto è un processore che al di là della frequenza è un pochino vecchiotto, però tutto sommato si comporta bene. Sì, qualche volta mostra i limiti, in quanto ad esempio se noi abbiamo a che fare con molti servizi attivi che si sincronizzano, a volte ci saranno rallentamenti, impuntamenti, qualche, diciamo, qualche situazione di questo tipo che potrebbe un pochino infastidire, ma tutto sommato rientriamo nella norma per questo tipo di processore, perché comunque non si può chiedere di più, anzi forse HTC ha fatto un lavoro anche ottimale per poter, diciamo, sprizzare al massimo questo processore, per poter garantire una buona velocità, soprattutto
sfruttando l'ultima goccia ogni megahertz del processore. Ovviamente è comunque un prodotto sì equilibrato, sì buono, ma che poteva avere forse un prezzo un pochino inferiore, forse 299 euro non sono proprio pochi, ci saremmo aspettati magari un prezzo migliore, quale sempre 249 euro. E quindi forse chi è interessato all'acquisto del prodotto dovrebbe rivolgersi comunque ai negozi online, dove almeno lo si trova sui circa 260-270 euro. Per il resto, un prodotto molto buono e che non ha particolari problemi e che funziona molto bene. E con questo è tutto, vi rimandiamo al blog androidgeek.it, un saluto da Matteo, ciao!